Molte volte abbiamo sentito parlare di centro, di torniamo al centro. Adesso noi parliamo di noi di centro e lo facciamo con il neo segretario cittadino, dottor Franco Capasso. Io la ringrazio Buongiorno. innanzitutto di aver accettato al mio invito quasi aggressivo, ma siccome il suo referente regionale evidentemente ha un pessimo rapporto con la comunicazione, diciamo che forse si è dimenticato di inviare il comunicato della sua nomina ad Appia Polis. E allora io, siccome sono anziana e tignosa, ho pensato bene di chiamarla direttamente e lei molto cortesemente è qua. Lei naturalmente non ha bisogno di presentazioni. Ho notato però una cosa, che c'è, non lo so se è una coincidenza oppure un fatto astrale. Chi si è interessato di sport, chi è stato parte attiva nello sport, adesso ha una specie di amarcord politico, quindi qualcosa di genetico che viene fuori. Sì. Anche l'altro suo collega avvocato che si è candidato, Vignola, anche lui insomma con la palla a canestro. Ottima persona. Lei è stato dirigente della Casertana, insomma, quando Sì. si parla di Casertana praticamente Sì. è come parlare di una divinità. Sì. Quindi gli umori dei casertani quasi quasi si spostano secondo le sorti della squadra, ma forse è giusto così, visto che non c'è nient'altro che ci tiene uniti, almeno lo spirito casertano della squadra. Lei viene anche dal Partito Socialista o mi sbaglio? Io vengo dal Partito Socialista Riformista e Liberale e naturalmente mi ritengo antifascista per tradizione familiare e anche personale, ma mi ritengo anche anticomunista. Per Quindi cui proprio uno di centro, uno di vedi? centro liberale perché come professione esercito la professione di avvocato, quindi è chiaro che come dire, è la più liberale che possa essere, lontano dal liberismo e naturalmente pregno di valori, soprattutto sociali, i miei anche cattolici, i miei molto cattolici, perché io sono stato da giovanissimo in collegio cattolico, ho servito la messa quando si diceva il latino, e la mia, Altri tempi, altri decisamente, da tempi, tutti i punti di vista. esattamente. Quindi ho questa formazione. Poi naturalmente che cosa dire? Che non mi piacciono gli opposti estremismi. Mi piace la moderazione, l'equilibrio, il dialogo e mi piace il rapporto con i miei figli, con i giovani, con lo sport perché io sono anche presidente dell'associazione Panathlon International del Club Fracta Maiora dell'Anno che prende tutta l'area a nord di Napoli e a Caserta, molti casertani. Devo dire che io ho fatto per anni parte del Club Panathlon di Caserta, però sinceramente con la delegazione del CONI che voleva sottoporre il Panathlon al, come dire, al suo potere gestionale. Io con i poteri gestionali in maniera un po' come dire, dittatoriali sono insofferente proprio per questa formazione mia da avvocato liberale, perché se, io credo che so, di essere solamente sotto Dio, la legge e molto spesso della moglie e i figli, ma Che è la più saggia, eh? per quanto riguarda altri tipi di... Quindi, Molto sono repubblicano questo io stato sarà antirepubblicano dell'animo. sicuramente, ma io sono insofferente alle dittature, alle persone che vanno appresso agli altri per la carriera, quelli che leccano, scusatemi il termine, non Il voglio far cosiddetto passare. volgarmente appecoronamento. Esattamente. Sono assolutamente contrario. Naturalmente questo ha un costo personale, ha un Altissimo. costo altissimo. Al costo della verità, al costo del progresso professionale, al costo del progresso sociale, anche familiare. Ma siccome una famiglia abbiamo sempre fatto le cose con sacrificio, abnegazione, studio, e quindi i miei figli sono arrivati dove sono arrivati, anche la mia signora, mia nuora, sono tutti magistrati, ma voglio dire questo perché si sono preparati e
si sono fatto il fatidico sedere così per studiare giorno e notte, hanno rinunciato a tantissimo della loro gioventù per superare i concorsi, e quindi da questo hanno sempre fatto così. Per esempio il mio primo figlio, le dicevo che è un magistrato, ma le ho fatto fare anche il conservatorio di musica, perché mio padre era il direttore del Trianon e artistico, quindi era musicista anche lui. Mio fratello è stato per anni docente alla San Pietro a Maiella quale docente di clarinetto, anche al Giordano di Foggia, a Salerno per anni, è stato il primo clarinetto del San Carlo, della Fenice di Venezia, quindi un artista a tutto tondo. E io ho fatto fare per esempio il conservatorio statale San Pietro a Maiella a mio figlio Ciro, che studiava magistratura, anzi università, e ha preso 100, 110 lode e ha preso anche 90 e 50 al conservatorio, pubblicamente, non da privato. Quindi diciamo ho seguito questa aspirazione e poi ho detto ho quella strada, questa strada, seguita l'altra, ma è rimasto diciamo quell'affetto per la musica, per lo sport, dico, per loro le dico lo sport perché? Perché ritengo, quindi mi aggancio a quello che ho detto all'epoca che con De Simone non mi sono trovato, che sono 40 anni che delegato dello sport, qualche, non so, ci dovrebbe essere un po' di rotazione, questa insofferenza mia è stata fatta per il governatore, mi disse di fare un nuovo club se io fossi riuscito a fare questo. Da Casertano andarono a prendere all'ex onorevole Sandullo e lo misero qua da Versano a Caserta per fare il presidente, e io praticamente il governatore mi chiese di fare un altro club. Feci questo club, adesso praticamente è il primo nella regione Campania per adesioni, e soprattutto noi facciamo un discorso molto importante nelle scuole con questo Panatron. Andiamo praticamente nelle periferie, per esempio abbiamo fatto con Eugenia, la preside del Malvano a Caivano, no? Nella terra dei fuochi, in mezzo a tutta quella questione fa, di droga, di situazione. Come no, come no. Siamo andati ad aprire per esempio, a dare collaborazione, a dare una mano anche sotto il profilo psicologico ai ragazzi, ma anche effettivamente diciamo ad aprire qualche campo di calcetto, di pallavolo. Si parla sempre troppo poco di Caivano. Esattamente, l'abbiamo fatto ultimamente col ministro Spadafora, che quando era ancora ministro dello sport, prima che fosse cambiato, è venuto con noi, devo dire la verità, la prima uscita che ha fatto Spadafora, devo dire la verità, l'ha fatta con me, perché c'era Franco Bononato che ha fatto questo aggancio, il direttore del Mattino, sicuramente lo conoscerà, di Afragole, mi ha detto di andare alle Salicelle, abbiamo fatto la 167 di Napoli, ma tante altre realtà. Quali realtà? Le realtà delle periferie, quelle di Portici, di Ponticelli, San Giorgio a Cremano e anche qua Vignataro, Rusciano, quante ne abbiamo fatte? Dove abbiamo portato una questione che ritengo molto importante, lo spot della RAI era lo sport e di tutti, e io dissi a Spadafora che non è vero che lo sport è di tutti, perché lo sport è di tutti nella misura in cui si fa uno sport che non si spende niente, ma siamo proprio a livelli diciamo di calcio giocato sulle periferie con un pallone di euro, come facevamo noi con il Santos. Per tutti gli altri sport le famiglie si devono sacrificare, quindi i campioni che nascono nel sud sono i campioni di pugilato e di calcio, come il mio paesano Insigne, perché sono di origine frattesi, e quindi praticamente esce questo pugile per sfogare la rabbia delle sue situazioni, ed è una buona idea, come per esempio per Landino, insomma, persone che hanno messo l'anima per far uscire qualche cosa anche a Torre del Greco, a Napoli, nelle palestre anche della 167. Ma il pubblico dov'è? Se lo sport è di tutti, deve essere veramente lo sport di tutti. Che cosa salverà la nostra civiltà, la nostra società? Cosa salverà? L'istruzione, la famiglia, la cultura e lo sport, perché portando lo sport noi verso i giovani, che le famiglie hanno bisogno di un sostegno economico, le palestre, le tute,
non so, facciamo un, certo. C'è qua un campione. Tutto quello che è il corredo dello sport. Ci sta, certo. Un campione di tennis, no? Che il tennis poi è d'élite, di piscina è d'élite, di altri sport sono d'élite. Non parliamo di altri sport d'élite nel napoletano oppure al sud, che non esistono proprio. Però esiste la potenzialità di avere dei giovani che, se aiutati dalla pubblica amministrazione, vengono allontanati dalla droga, allontanati dalla delinquenza, certo, dalla manevolanza della camorra e delle mafie di tutti i tipi, come no, e di tutte come le cose, no. Si dà un supporto ai figli e si crea un sogno, certo, un sogno, un, certo, progetto. Certo. Dietro che cosa c'è? Ci sono i valori dello sport. I valori dello sport sono i valori della vita. Crescere insieme agli altri, rispettare, certo, gli altri, rispettare l'avversario, soprattutto saper perdere, che è un concetto di vita. Sì, è un concetto di vita difficilissimo. Difficilissimo. Certo. Prima di tutto è saper una mission perdere, impossible. Saper soffrire, fare l'allenamento. Questo saper soffrire ti dà anche la possibilità nella vita, come dire, di dare un supporto ai genitori. Certo. La debacle di tutti i giovani nelle varie movite, nelle varie situazioni, perché non c'è, come dire, attualmente un reale sostegno familiare, un sostegno verso i giovani che non sanno cosa fare, e c'è una carica proprio, come devo dire, ormonale di questi ragazzi, oserei dire. Sì, però questo fatto del ha fatto bene ad affrontare questo discorso, anche perché tutti coloro che ascolteranno questa intervista non devono soltanto pensare che l'avvocato Capasso sia qua esclusivamente perché è il segretario cittadino di Noi di Centro, quindi un politico, ma mi sembra anche giusto, le interviste sono questo, dovrebbero essere questo, far veramente comprendere e capire chi sia la persona dietro il titolo. Ma questo discorso, secondo me, abusato dei giovani che devono essere indirizzati, non sanno cosa fare, eccetera. Ma questo giovane emblematico che appare spaesato sempre di più e che si riempie di tatuaggi probabilmente per esprimere qualcosa che non riesce ad esprimere con le parole, questo giovane che si pettina in un certo modo, che si atteggia in un certo modo, che diventa violento all'occasione, sembra quasi per essere più violento del compagno, ma questo giovane quando esce di casa, secondo lei è consapevole di che cosa lascia dietro di sé, che cosa ha costruito tutto quello che c'è dietro di sé e a che cosa va incontro? Oppure questo giovane, come giustamente dice lei, ha bisogno di molto, ma soprattutto di ritrovarsi nella sua dimensione e nella sua età? Questo giovane come è stato educato fino al momento in cui gli si dà la libertà di uscire di casa e di ritornare quando vuole? Io credo che sia importante anche imporre una piccola cosa. Tu alle 11 devi essere qui, alle 2, alle 3, alle 4, anche alle 6 del mattino, però se tu ritorni alle 6 e un minuto stai in casa 20 giorni. Io da madre retrograda ho fatto questo e devo dire c'è stato un periodo in cui pensandoci dicevo, secondo me è esagerato, oggi dico mamma mia dovevo dire 40 giorni in casa, non 20. Lei come la vede questa storia? Io, lei è una mamma retrograda, io sono un padre retrogradamente progressista. I miei figli ha visto che cosa fanno, no? L'altro, certo, andrà a fare l'ufficio del processo, ha fatto il concorso per notaio e avvocato, e l'altra pure. Quindi voglio dire, io sono stato molto appresso ai miei, forse li ho anche, come dire, tra virgolette, e puniti per troppo tempo stando gli a coppia. Però penso di aver fatto bene, perché il genitore non deve essere un amico, deve essere un genitore, sì, deve dare le regole e soprattutto una cosa importante, mi consenta di dire da padre questo, e credo che sarà d'accordo con me, il fulcro della casa è la mamma, ed è indubbio, e la mamma deve essere il fulcro della casa, sì, la mamma deve rispettare, come dire, il marito, il quale deve avere argomenti di dialogo e non di violenza,
Alla base di tutto ci deve essere il dialogo, l'equilibrio, naturalmente tutto parte dall'amore, se non c'è l'amore parte l'affetto, il bene, il, come dire, l'amore che si è trasformato, questo lo si dà ai figli con delle regole. Quando si faceva una cosa, il padre faceva una cosa, la madre diceva, nonostante che litigavano da madre e figlio, diceva vicino ai figli: voi siete figli, fatevi i fatti vostri e non vi mettete in mezzo, anzi non ascoltate nemmeno, andate a giocare. Ma queste sono cose tra genitori. Ma certo. Se si creano le alleanze tra la figlia, soprattutto femmina, oppure il figlio, perché uno dei due tende a comprarsi il figlio, e quello si ritira tardi da casa e quindi: ma lascia stare, se entrano all'una nella discoteca devono per forza ritirarsi alle 4. Diceva mia madre: a una certa ora camminano per strada solo certi tipi di persone, no? Quindi voi dovete ritirarvi a casa. E avevamo delle regole rigide. C'è un'altra frase che di solito i genitori dicono: i tempi sono cambiati. Questa frase nasconde, come dire, una, un senso di incapacità di fondo. Esatto, si assolve il inadeguatezza, perché sono cambiati i tempi. Ma che significa? Sono degradati, per cui andiamo contro la degradazione. No, ci si giustifica, io credo che ci si giustifichi. Ci giustifichi, i tempi sono cambiati. Allora io pure cammino, no? Ci vuole il buon gusto del vestire delle ragazze, ci vuole il buon gusto del parlare dei ragazzi, ci vuole una certa rigidità. E perciò diceva lo sport, ma lo dico, il rispetto delle regole. Se tu non fai una cosa, non credi che in campo puoi fare tutto quello che vuoi. Sei espulso, sei sospeso, probabilmente sei proprio allontanato, ti fanno piangere da asciutto. È vero, e devi piangere da asciutto, perché devi capire la crescita dove passa, attraverso il sacrificio. Se non c'è questa forma di sacrificio, se noi negli anni, praticamente siamo nati negli anni 60 e cresciuti in quegli anni, noi avevamo niente, ci siamo creati tutto dalla musica in poi, eccetera, eccetera. È naturale che abbiamo avuto da fare nel creare ciò che non avevamo, no? Certo. Adesso ci hanno tutto, e quindi se ci hanno tutto, che cosa noi dobbiamo poi dire ai giovani, visto che ci hanno tutto? Questi hanno le macchine più grosse e sembra che fanno a chi ha più di più, no? Un altro punto essenziale della vita che riguarda i giovani, partendo dai genitori, è essere o avere? Essere è nella persona, nel senso cristiano che dobbiamo dare a una persona. La persona si valuta per quello che è, per quell'istruzione che ha, per quello che dà agli altri, per la solidarietà, il valore di essere felice, della felicità dell'altro, ce l'hanno? Bene, se una persona è felice della felicità dell'amico o dell'amica, della famiglia, è della già cosa, a posto. È felice di per sé, perché il Signore l'ha benedetta questo qua, non ha ipocrisia, non ha invidia, non ha gelosia, che sono tutti i sentimenti che portano alla degradazione della società. Il patrimonio non c'entra. I soldi, l'aggancio al Papa, è che bisogna umanizzare la società, umanizzare la finanza, umanizzare l'imprenditoria. Le sa bene l'imprenditoria che anche va questa, benissimo, bisogna umanizzarlo. Una volta soffriva l'imprenditore per il lavoratore, se al lavoratore non veniva assegnato. I tempi di Adriano Olivetti. I tempi di Olivetti, i tempi anche, voglio dire, ma forse anche di Agnelli, che comunque in ogni caso ha dato un progetto, una insomma, prospettiva. Forse c'è qualcosa di una prospettiva. È naturale che ci sono le esagerazioni. E dove sono andate a finire quelle esagerazioni? Il figlio di Agnelli, il nipote, l'altro con la droga, purtroppo, eccetera, eccetera. Purtroppo. Perché? Perché i ragazzi sono come quel cane che si tende al guinzaglio, certo è una metafora, per carità. Si usa quel laccio grande affinché abbia più spazio, ma attenzione, se quel laccio tende a essere una lunghezza abbastanza temperata, hai sempre la possibilità di tirarlo indietro. Ma se magari la cosa se non col collo, col petto, così ci metti quella pettorina, per carità, se no viene la versione animale, dice avvocato, allora la pettorina. Quando questo spazio che si dà poi al cane è come si dà al proprio figlio è così lungo, troppo se lungo. N'è andato già a tirarlo,
La fune praticamente tende in mezzo, certo, e non si riesce più a prenderlo, hai perso. Certamente. E lì ci sono tutti i guai. Io le parlo poi anche da avvocato, perché praticamente ne ho sentiti in 40 anni di attività di avvocato, tanti, ne ho conosciuto tanti processi, magistrati, avvocati anche più grossi, che a Napoli, nascendo come ordine degli avvocati napoletani, sono partito ad ascoltare i grandi maestri di Napoli. Per quanto concerne poi la musica, e mi rifaccio al fatto anche degli obiettivi di Noi Centro, questi di avere una progettualità nell'unire, nella solidarietà al centro, naturalmente partendo dai propri valori, chiaramente. Abbiamo un grande progetto casertano, che è quello del Macrico. Proprio stamattina, e questo mi fa molto piacere, leggevo che il Vescovo ha fatto delle pulizie, sta preparando, ed è pronto poi la nomina di Don Antonello, per carità, e sono pronti a dare, a concedere a titolo gratuito questo grande spazio urbano verde, questo polmone verde al centro di Caserta, per darlo ai casertani. Io ritengo che il segnale di questo vescovo bagnese è un grande segnale, poteva essere dato anche anni fa. Beh, decisamente. Ma cosa è importante e cosa potrà rappresentare? Le dico con molta franchezza, io non debbo essere un segretario per apparire un buonista per forza, io devo dire pure le cose che sento, quello che il mio cuore mi dice. Caserta è trascurata, non ha una grande leadership di rappresentanza regionale e nazionale, non ce l'ha, la dobbiamo creare. Assolutamente. Allora, quando io facevo già le riunioni con la buonanima del sindaco, con del caso. Caserta, chiedo scusa. Prego. È, come diceva Cavafis, una borsa della spesa che viene sbattuto contro le gambe di chi se la porta appresso. Caserta non è rappresentata da nessuno. Esattamente. Parlando di tutto l'arco costituzionale, che nessuno si pizzi sulla coda come una vipera dicendo ma qui ma là, perché qua si vive di piccoli rancori, sì. Avvocato, lei questo lo sa molto meglio di me. Io sono rimasta un attimo quando lei ha detto una frase, e mentre lei continuava a parlare io a un certo punto mi chiedevo quanto sarebbe stata difficile la sua posizione all'interno di questo brulicare, diciamo, politico, che poi di politico non ha assolutamente nulla, ma molto di individualista. Lei ha detto la mia signora, parlando di sua moglie. Io ricordo solo mio padre, che parlando del, cioè, che trasmetteva il grande affetto che aveva per mia madre, dire, calcando le parole, la mia signora. Allora nel 2022 una persona di mondo come lei, che dice con grande consapevolezza e naturalezza, senza nulla di caricato, la mia signora, facendo addirittura delle pause, parlando della moglie, è una persona che avrà mille difficoltà a fare il segretario cittadino in un contesto che è stato, che si è autoflagellato, che ha smesso di pensare, è stato disabituato a riflettere e praticamente non si accorge di essere portato al guinzaglio, chissà da chi, forse da quello che si sveglia per primo la mattina. Lei è consapevole di questa sua difficoltà? Sono consapevole e mi assumo tutte le responsabilità davanti a Dio, davanti agli uomini. No, i sacrifici! I sacrifici, anche delle possibili contraddizioni o pressioni. Però le dicevo, quando si arriva a un certo punto della vita, per me che sono un cattolico praticante, se si ha un arco di 0-100 e 100 non ci si arriva, si ha un arco mediamente di, per gli uomini, 80-83, io non devo più fare una carriera verso il sociale, non devo vendere la mia, non l'ho mai fatto, né lo farei adesso, non la venderò mai. Certo. Io adesso c'ho un settore della vita, della mia età e dell'espressione professionale dei miei figli e appunto di quello che è la mia famiglia, tutti quanti, che io devo pensare al piccolo altro settore,
quindi devo molto dare rispetto a quello che la vita mi ha dato e mi dà. Quindi non ho assolutamente più, come dire, bisogno di altro se non della verità, della crescita sociale, dei giovani, della solidarietà, dell'arte, della cultura, dei valori, di dare agli altri. Io sono felice se riesco a dare il mio contributo, se mi si accende una luce, che potrebbe essere la luce di Dio, che mi ispira in questa situazione, diciamo, di poter dare qualcosa alla città. Ed è per questo che lei ha accettato l'incarico? Sì, l'ho accettato solo per questo, perché ritengo che, le dico, Caserta non ha un conservatorio della musica. Lo so bene. Guardi che peccato, ce l'hanno tutti quanti, non ce l'ha. Caserta non ha un tribunale, capoluogo di provincia. Cicero Scippa da Versa, ma per carità, per capacità sua, Pasquale, certo, è stato, certo, capacissimo. Certo, io certo. Posso dire dell'amico Pasquale che è stato, lui mi ha spiegato come ha fatto. C'aveva una filiera, l'ha sfruttata la filiera, aveva Caserta, Regione Campania, Berlusconi a Roma, aveva il ministero, ha sfruttato questa situazione. Adesso è pienissimo il tribunale, è già ingolfato. Io dissi, quando all'epoca facevo le riunioni, che Carlo Marino, attuale sindaco amico mio, per il quale mi sono anche candidato dandogli una mano, era assessore ai lavori pubblici, ma all'epoca ci stava Falco. E ho fatto delle riunioni e avevo detto che noi avremmo sempre avuto Santa Maria Contraria, no? Perché è la città del foro, certo. Perché non possiamo fare campanilismo, certo. Però se Salerno ha tutto, ma l'aveva già prima pure di De Luca questa questione, però De Luca ha fatto addirittura cittadella giudiziaria, sì. Dove ci ha messo proprio tutto e addirittura una sezione distaccata del TAR e della Corte d'Appello, c'è tutto. Si dirà, Salerno ha la sua provincia lunga verso Lago Negro, ha la densità di popolazione, ma ce l'ha. Adesso De Luca tutto quello che può avere lo porta a Salerno in primis e a Napoli, diciamo, per mantenere un certo consenso. E quella parte chic della sinistra dove lui con grande difficoltà ha cercato di entrare e che alla fine, adesso con le ultime elezioni, pare che sia riuscito a fare una piccola breccia. Guarda, io ho la mia consuocera che è la proprietaria di Telea ed è praticamente nello staff di De Luca, quale è quella che dirige quel giornale della regione patinato, diciamo. La mia consuocera è giornalista professionista e quindi praticamente lavora con il presidente. Mi diceva, guarda Franco, è una persona che ha fatto filosofia, psicologia, una persona molto in gamba e molto, certo, preparato. Io poi naturalmente aggiungo che viene da un substrato socioculturale politico della sinistra, ha lavorato tantissimo. Assolutamente, assolutamente. Io dico, non è che come il concetto di io non voglio essere invidioso di ciò che il presidente porta, ma voglio rivendicare la mia territorialità. Ecco perché noi campani, noi centri, ecco perché Mastella lo fa. Adesso mi dicevo che ha avuto la Freccia Rossa che passa da qua, certo. Però la piglia lo porta a Roma direttamente per 1 euro, 10 euro, non so quanto, addirittura a Milano, passando per Benevento. Ognuno cerca di fare qualche cosa, ma questo si faceva già nel vecchio Parlamento, quando c'erano i deputati e gli onorevoli che nascevano nella zona. Come no? Poi lunedì non si andava a Roma e quindi il sabato, la domenica e lunedì la si lavorava su quello che c'era da fare, si era fatto con i propri consiglieri, no? E con la propria gente, quando si andava a prendere il caffè nella domenica o il sabato si scendeva in piazza. Oppure la domenica a pranzo, o la domenica Mario, a pranzo, dal Mario. Dal Mario. E loro il martedì tornavano a Roma e cercavano di portare qualche cosa di crescita e di sviluppo nel loro territorio. Guardi, avvocato, si è detto, grazie all'ignoranza collettiva, si è detto di tutto sulle persone senza conoscere niente della verità vera, senza guardarsi intorno. Si è anche detto tantissimo del senatore Sant'Anastaso, ma il senatore Sant'Anastaso ha scippato tante cose per Caserta, perché voglio dire, le basi
le fondamenta per l'Interporto, per l'università, quando una certa sinistra osticamente votava contro, sono dovute al senatore Sant'Anastasio. Ora, ognuno può dire tutto quello che vuole, però non si può negare quella che è stata la storia e quello che è stato certo. L'impegno di certi. E parla una che non è mai stata democristiana. Guardi, la sinistra, di quel tipo di sinistra, non parlo di becera comunista ormai diciamo fallita in casa sua, diciamo. Era bastion contrario perché per una parte è facile avere, come dire, immediatamente una quota nella resistenza che certo. Poi è andata a condividere. Quando mi dicevano i socialisti, io salivo ancora dal palco, candidato alla provincia a Napoli, segretario per tanti anni, è difficile all'epoca essere segretario del partito tanti anni, non sono stato per 25 anni. 20 anni, una cosa del genere. Comunque dicevo, guardate, diciamo che voi non ci siete stati nel tavolo dove si mangiava, non avete la controprova di essere stati onesti. Quindi è più onesto un socialista che c'è stato e ne è uscito indenne che un comunista che non c'è stato e non può accusare un socialista. Infatti. Perché non abbiamo la controprova. Quindi sono sicuramente più onesto io che tu. Poi la storia, come sa, dottoressa, ci ha insegnato che una frase giusta nella vita del Vangelo di tutti i giorni dobbiamo applicare: chi è senza peccato scagli la prima pietra. Quando sono andato, certi comunisti al potere hanno fatto peggio dei democristiani. Allora io non dico, a volte io sento della gente, molta gente, dire: guarda, quello ha fatto questo e quello, però qualcosa l'ha portato, diciamo, poi c'è un po' di qua, un po' di là, diciamo un 60 o un 40, però faceva così. Io non sono d'accordo per queste percentuali e non sono d'accordo nemmeno su Di Pietro, su un fatto che ritengo strano: far nascere un partito dell'onestà come i 5 Stelle o come il partito di Di Pietro. Se uno, adesso è la frase pertiniana memoria, no? Di assumere gli incarichi per impegnarsi nel sociale e nel politico, non è che bisogna fare, è in re ipsa, direbbero i latini, essere onesti. Certo. Essere onesti è perché ti hanno insegnato a essere onesta, perché lo sei, perché hai avuto la formazione, certo. Lo sei. E se allora, se tu stai al potere per troppo tempo, significa che o accontenti troppo i luogotenenti e non ti fanno fuori, oppure ti fanno fuori perché non li accontenti e sei contro un certo tipo di sistema, o sei così bravo, certo, da gestire la posizione di neutralità socio-economico dell'apparato extra casertano e vicino oro, oppure sei così bravo da poterti portare avanti. Se sei così bravo va bene, però le cose le devi fare, perché se ti manca il coraggio di farlo perché hai paura, non devi assumere questi incarichi. Devi avere il coraggio di essere nella regolarità. Io una volta difendevo un prefetto ma calorai contro un CIP, no? Che è molto forte questo CIP, una donna di grandi. Io dissi: guarda, noi non dobbiamo sbagliare l'interpretazione. Il politico ha due strade, l'illecito e l'illegittimità. L'illegittimità è la violazione, anche per un atto, per un abuso d'ufficio, di quello che è un atto amministrativo, e c'è la strada del TAR. L'illecità è un atto che quasi sicuramente è doloso e che porta alla procura, è un altro fatto, è un'altra storia. Allora, la buona fede per il fatto illegittimo è il TAR, benissimo, tutti vanno dalla mattina alla sera con un atto che può essere, diciamo, ritenuto illegittimo, ha una sua strada nella Corte dei Conti, ha una sua strada nel TAR, ma un'altra storia, ci si può incorrere in quello. E un'altra cosa è l'atto illecito. Allora bisogna avere il coraggio e la preparazione anche giuridica per assumere un ruolo e per portarlo avanti, il coraggio di dimettersi se ritieni che non ha questo coraggio, e il coraggio di fare delle scelte, ma bisogna portare qualcosa nel territorio. Allora, se Caserta non è un conservatorio di musica, ci si deve chiedere perché, e ci si deve chiedere dove andare e cosa fare. E se noi avremmo lo spazio del Macrico, io ho pensato, credo benissimo,
non di avere più il conservatorio e metterci al livello degli altri, ma superarlo questo livello, avere una scuola di specializzazione. Se mio fratello ha fatto le nette 10 anni al conservatorio, 10 anni di pianoforte, 7 anni di clarinetto al conservatorio, poi ci sta una scuola di specializzazione. Mio fratello è andato a Siena, all'Accademia Reggiana, no? Dove si fa il Maggio Fiorentino, eccetera, eccetera. Si potrebbe fare nel nuovo spazio verde del Magrigo una scuola di specializzazione, quindi attrarre la specializzazione dei musicisti non solo dall'area campana, perché è chiaro che verranno tutti quelli dopo il conservatorio nella specializzazione, perché guardi, non è che basta prendere una laurea per diventare avvocato o magistrato. Sarebbe veramente una noi abbiamo le scuole di specializzazione, sono 2 anni, 3 anni, no? Allora facciamolo questa scuola di specializzazione, andiamo oltre, facciamo attrarre quello che praticamente può essere una scuola di specializzazione di alto rango, dove può venire da tutta Italia e forse d'Europa, e perché no, se il PNR ci dà la possibilità di attrarre questa su un'alta scuola dove vengono grandissimi docenti, il Munti, Udo Ubi, tutto quello, Alcardo, Salvatore Alcardo, per il violino, per il sax, per il clarinetto, per poi il flauto. E ancora allo stato di idea questa cosa, oppure avete... Io lo porto nel progetto della mia segreteria e l'ho sempre portato nel cuore, spero che mi diano la possibilità, perché io ho diverse conoscenze nel ramo. E allora si metta subito al lavoro. Qua la gente parla, dottoressa, ma non è mai uscito di casa. Io sono stato, a parte questo, sono stato per anni capo orchestra di Claudio Villa, mi sono, anche io privatamente ho studiato musica, sono, come dire, sassofonista, anche ho fatto professionista, Domenica Inn, Sanremo, ho fatto tante cose a un certo livello. Io so quello che dico e quando parlo di musica che cosa so, dico. So che mio padre è musicista, mio fratello è stato un maestro, un direttore di musica, so che cosa dico, so dove potrei andare per fare questa cosa. E allora si deve muovere subito. So dove bisogna farsi sentire, ma proprio sentire. Certo. Cioè proprio dire, qua non è possibile che Caserta non ha niente. Questa mi sembra una... Scusi dottoressa, se la sospendo. Se uno dice le cose giuste, umanamente e socialmente, cioè io voglio vedere chi fesso alza la mano e dice io non ti voglio dare niente a Caserta perché mi sia antipatico, non tiene un conservatore, è meglio è. Cioè, chi è che può dire una cosa del genere? Nessuno. Si gira e dice... però questa è una cosa che dice bene, e se questo così ci manda un conservatore, ecco come ci manda a fare, ci manda una cosa superiore, una scuola di specializzazione, a 2 passi di qua, di là, coinvolge tutto il meridione in questa capitale della musica, con i simili che abbiamo, e che ne teniamo a fare? Asciugare i panni, a San Leo cioè con il sole che viene da mattina, o a Certa Vecchia, oppure noi abbiamo dei siti naturali che sono location teatrali, sono già di per sé delle location teatrali e musicali. Vero, sì, la vita autonoma Caserta Reggia, Reggia Caserta non deve più esistere, una grande ignoranza, ci vuole una sinergia economica, sociale, di trasporto, di musica, di arte. Caserta, se la Reggia, la Reggia deve essere Caserta, non è possibile fare, ma ci vuole il cuore, ci vuole la passione, ci vuole l'ingegno, ci vuole la capacità di determinarsi tutti i giorni per un progetto. Io immagino tutti i piccoli interessi che si stanno già virtualmente coalizzando per impedire questo disegno, quindi lei deve lavorare subito. Allora deve scendere il subito. Il vescovo ha detto una prima cosa: in primis et ante omnia, niente cemento. Bene, niente cemento armato. Benissimo. Allora, se noi partiamo dal presupposto che l'interesse collettivo ut supra partes rispetto all'interesse privato, io nella mia vita mi posso fare pure una di 10 grattacieli, quando moro strutto se mi scusato termine, così rimane. Se lascio una bella pagina della storia politica, sociale, professionale, il Tazzoli mo che è morto, è stato ricordato così bene, sì. E io avrei intenzione di, come dire, di dedicargli proprio questo nome. Presidente del Parlamento Europeo, una persona splendida, moderata, davvero. Moderata, perché davvero. Quando le persone sono splendide non c'è colore politico che tenga. Davide Sassoli è stata veramente una splendida persona. Una bella persona. È vero, un giornalista verissimo. Fine, moderato, sì. Serio, molto mesto. Serio, molto serio. Una persona poi onesto bene. Non lo dirò più.
perché onesto per me fa parte della persona. Quindi una persona seria, sì, retta. Molto seria. Esatto. Allora quello viene ricordato, quello si sono mossi tutti, i grandi e i piccoli. Guardi, pure la lavandaia che sta là fuori dice che bella persona, no, sei, perché dedichiamogli il nuovo spazio della musica del Magrico. È una bellissima idea. E un'altra, vicino alla musica, sempre nel Magrico, la Alta Scuola di Cinematografia diretta da Tommy Servillo. Se noi abbiamo questo attore, lo portiamo sempre da qua, da là, il regista napoletano, l'arte napoletana, la cinematografia napoletana, facciamo una grande scuola di arti cinematografiche, di formazione. Utilizziamo i nostri ingegni. Utilizziamo il nostro ingegno, certo, nella cultura, nell'arte e nella musica. Guardi che cosa dite, che il cemento porta soldi, quello porta no, e non fa niente, però porta tante belle soddisfazioni. La cultura. Io però le dico una cosa, lei ha lanciato un paio di idee veramente condivisibili, non si può non condividere. E siccome io le condivido e di conseguenza le condivide il mio giornale, adesso noi non le daremo tregua. Adesso noi, come si dice, la marcheremo di piede? Sì. La secuteremo, grazie, la secuteremo, grazie, perché grazie. Lei questa cosa la deve fare subito, deve grazie. Iniziare subito chiaramente e in parallelo gonfiarsi i muscoli, perché l'attaccheranno in tutti i modi, nella maniera più subdola, perché poi sa, sono tutti addormentati, ma quando devono fare delle cattiverie sono sveglissimi, e parlo proprio di quello che dovrebbe essere il mondo politico, quindi al servizio della gente. Avvocato, le dico molto seriamente, al di là di ogni battuta inutile, che mi piace talmente tanto questa idea, vengo da una famiglia di musicisti anch'io, mi piace talmente tanto che non le daremo tregua. E ci vediamo tra un mese. Va bene. Va bene? Voglio finire, se mi consente, certo, dottoressa, che lei è stata veramente così, sono onorato di stare qua con lei. È stato un piacere per entrambi, nel suo onore. In maniera non dolosa, ma come distratta, tra virgolette, perché quella è una vera, bella giornalista. Lei, come dire, mette a suo agio l'interlocutore, addirittura io sono commosso stando con lei, non so se se ne è accorto, io sono veramente felice di stare qua. Adesso non faccia commuovere me però, perché non è neanche una cosa tanto facile farmi commuovere. No, perché ha tirato fuori quelle che sono le, che poi mi piacciono, quelle che sono le cose che uno ha dentro l'anima, certo, no? Senza strategie, ipocrisie. Sì, 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 il politichese, il politichese non dire niente dopo un'ora. Il politically correct. Io mi auguro, naturalmente ringrazio l'amico Clemente Mastella, ringrazio tutti gli organi regionali e provinciali che hanno fatto il mio nome, e ringrazio tutti quelli, i consiglieri comunali anche, staremo vicino anche a loro. Un saluto al sindaco Carlo Marino, che sa che io sono amico e gli voglio bene, gli voglio e gliene vorrò di più. Se il nostro sentimento è sempre rivolto alla gente e probabilmente a quelli che hanno più bisogno della vicinanza di chi ha di più, ai giovani, ma parlare con la gente e non tanto e solo con i partiti o con i politici, questo mi farebbe molto più piacere. Io a questi grandi politici ripeto quella famosa frase: farsi 100 milioni di euro in più una volta che non si portano nella tomba, non si lascia lì. Probabilmente si crea una generazione che non ha sacrifici, poi deve essere l'altra generazione, quella che viene dopo, a ricreare il ciclo. È meglio che scrivere una bella pagina per questa società, per i giovani, per i bisognosi, per i malati, gli anziani, per lo sport, la cultura, per chi ha bisogno veramente, ma soprattutto per se stessi, perché se si fa una cosa del genere, questo quando ci si arriva a capire,
quando qualcuno diceva che bisognerebbe nascere prima anziano e poi io, cioè, certo. Perché si capisce, non perché disarmiamo le armi, ma tutt'altro, abbiamo la grinta giusta per andare avanti a tanti anni ancora se Dio vuole. Però dico, si deve capire che quello che si fa per gli altri si fa per se stessi, è molto più bello, come avere oggi i figli sistemati sotto un certo aspetto e farsi dire dai figli: papà, questo non ci fa. Bellissimo. Molto bello questo, no? Bellissimo. Non abbiamo più bisogno, anzi, sentiamo il bisogno di essere noi le darguiti dai figli, perché adesso li abbiamo così messi in una situazione che sono loro a dire a noi: stai attento qua, fai là. Questo è un traguardo raggiunto. Questo è molto bello, questo lo dovremmo fare anche nella società tutti i giorni. È vero. Parlare alla gente, stare in mezzo alla gente, non stare chiusi dentro il palazzo. E parlare della gente. Così. Magari parlarne anche male a vuoto. No, parlare senza conoscere niente. Conoscere niente. L'aspetto tra un mese. Io la ringrazio il vostro studio. Grazie a lei. La vostra diffusione delle notizie. E, la nostra cattiveria. Che il Signore ci aiuta, ci assiste e ci accompagna nel corso del nostro cammino. Grazie. Grazie a lei.